Si può chiedere all'Aula di avere un comportamento consono? Siamo solo al primo intervento in discussione generale. Si può chiedere all'Aula di avere un comportamento consono? Vogliamo procedere e lasciare a tutti la possibilità di fare il loro intervento, io vi ringrazierei, come succede in un'Aula del Senato, niente di più e niente di meno. Prego la senatrice Ferrero. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, questo provvedimento nasce bene con nobili intenti e finisce peggio, molto peggio se si pensa che non siamo ancora al primo vero provvedimento di questo governo, ma siamo già alla fiducia. Il decreto, nato ancora col vecchio governo sul presupposto di dare soluzioni ad alcune categorie di lavoratori e di dare soluzioni a crisi d'impresa in atto, è stato modificato e snaturato dalla fase emendativa, sfociata poi nel maxi emendamento che, mi dicono, contenga tutti gli emendamenti approvati in commissione, ma di cui andiamo a scoprire i contenuti reali soltanto adesso, non ho ancora avuto il tempo neanche di guardarlo. E al netto del nostro emendamento, l'emendamento Lega a prima firma Saviane sulla proroga per l'utilizzo di quei 500 milioni di euro stanziati in legge di bilancio 2019 per lavori di efficientamento energetico nei comuni, che dovrebbe essere stato ricompreso quindi nel maxi emendamento, nulla si fa per l'abrogazione dello sconto in fattura delle detrazioni per la riqualificazione energetica ed antisismica. Questa sì che era una vera soluzione alla crisi d'impresa, della piccola impresa, dell'artigiano che è costretto a perdere le commesse perché non può caricarsi lui dello sconto in fattura facendo da anticipatore degli sgravi fiscali. Il nostro gruppo aveva presentato un emendamento a prima firma Salvini per risolvere subito questo problema, riconosciuto trasversalmente da diverse forze politiche, e invece no, rimandiamo, tanto i nostri artigiani possono aspettare, vero? Ma d'altra parte è questa la linea di questo nuovo governo. Voi giocate a fare grandi annunci, ma dietro gli annunci magari ci fosse il nulla, che tutto sommato è innocuo. Ma c'è la fregatura? Continua a leggere annunci roboanti, rafforzamento della sicurezza sul lavoro. Bene, nobile intento. Saranno forse misure di incentivo alle aziende per dotarsi sempre più di dispositivi e attrezzature per la sicurezza? Si tratterà forse di agevolazioni per corsi di formazione dedicati ai piccoli imprenditori? No. Voi destinate, quindi spendete 6 milioni di euro per assumere 150 ispettori del lavoro, 150 controllori. Complimenti, avete trovato il modo giusto per fare sicurezza, sì, incentivando la chiusura delle aziende. Perché è questo il vostro vizio, la contrapposizione pubblico e privato, guardie e ladri. Questo vizio di criminalizzare le aziende, gli imprenditori, vessarle con le tasse e balzelli di ogni sorta. Ma in questo momento non sforiamo sul decreto fiscale. Tornando ai nobili annunci di questo governo. Economia green, fonti rinnovabili, energia pulita. Vi riempite la bocca di battaglie gretine e poi continuate a negare l'accumulabilità dell'agevolazione fiscale prevista dalla Tremonti Ambiente, con gli incentivi del conto energia, e questo soprattutto dopo che, a favore della cumulabilità, si è espresso il Consiglio di Stato con proprio parere ed il TAR con pronunce che hanno dichiarato illegittimo l'operato del GSE. In sostanza, vogliamo l'energia green, ma la lasciamo alla follia delle leggi che prima concedono e poi tolgono. Ma quale imprenditore può investire in un paese così che non dà certezze? Signor Presidente, sono molto preoccupata per il tessuto economico del nostro paese. La spinta giustizialista e criminalizzante di questo governo verso le imprese, verso gli imprenditori, è qualcosa di devastante e repressivo. E quindi, signori, io spero che questa avventura finisca subito, finisca al più presto e si vada al più presto al voto. Grazie. Grazie, senatrice. È iscritto a parlare il senatore.